Ciao da Avsim, l'Italia ha cambiato il colore della sua maglia, via il blu e siamo diventati verdi. Ma cos'è sta roba? No, attenzione, non è esattamente così. Non è esattamente così, si tratta di una sola maglia, di una tipologia di maglia che ha uno scopo preciso e che non andrà a soppiantare la classica maglia blu. Poi abbiamo avuto maglie di blu diversi, giustamente, nel corso degli anni, però fondamentalmente la maglia dell'Italia è blu, anzi, siamo gli azzurri. Che cosa c'è di nuovo in questa iniziativa? Molto interessante, ovviamente lanciata dallo sponsor tecnico Puma, che come vedete è da tantissimi anni. Questa maglia è del 2008, periodo 2008. Ce l'avevamo ovviamente anche quando abbiamo vinto i mondiali nel 2006, che non è soltanto che sono passati 13 anni, è che proprio è cambiato completamente il calcio italiano e dobbiamo parlare anche di questo. Un'iniziativa commerciale. Quella di lanciare una maglia verde con degli inserti blu scuro ed anche con i loghi dorati. Dorati, quindi stilizzati, molto molto gradevoli. L'iniziativa naturalmente è stata anche lanciata da tutto uno spot. Richiami rinascimentali, quindi radici nella storia dell'Italia in senso culturale, ma anche una radice sportiva, perché l'Italia ha già indossato una maglia verde solo una volta, nel 1954, in una partita contro l'Argentina, vinta 2-0 e disputata allo Stadio Olimpico di Roma. Stadio Olimpico di Roma che sarà il teatro, la location della seconda volta in cui l'Italia scenderà in campo con una maglia verde, e cioè la prossima partita che abbiamo contro la Grecia questo sabato 12, giusto, per qualificazioni agli europei. Italia-Grecia allo Stadio Olimpico di Roma, un altro Stadio Olimpico, nel senso che ormai è cambiato ovviamente nel corso di tutti questi decenni, ma sempre la stessa location e ancora questa maglia verde. Che fine farà poi questa maglia verde? Molto probabilmente non sarà utilizzata più, o comunque, se sarà utilizzata come terza maglia, perché c'è la prima maglia blu e c'è la seconda che è storicamente, classicamente bianca. Ma resterà a disposizione di ognuno di noi per poter essere acquistata sullo store ufficiale Puma, relativo quindi agli azzurri, alla nazionale italiana. Prezzo 90 euro. In linea con il prezzo delle maglie da calcio originali, ufficiali e di prima uscita, cioè della stagione in corso, delle squadre di club in Italia. Intanto una cosa, che verde è? Che verde è perché è un bellissimo verde, secondo me, ed è un verde che grosso modo dovrebbe essere indicato come verde turchese. Se andiamo a cercare nella scala dei colori, viene denominato questo qui verde turchese, grosso modo, se non ho individuato male. A parte questo, vi chiedo anche nei commenti cosa pensate, se vi piace d'impatto questa maglia. A me ha dato un'impressione molto molto positiva. L'ho vista e ho detto, appena ho letto la notizia, anzi, Italia con la maglia verde, ho detto, ma cos'è questa cosa? Perché? Poi sono andato ad aprire il video spot, ho visto le immagini e ho detto, caspita, ma è veramente, veramente, veramente bella. E qui diciamo l'iniziativa commerciale, una maglia speciale, una maglia unica, una maglia con un utilizzo ristretto, circoscritto, che acquisisce maggior valore proprio per questo. È quella maglia lì, ti ricordi la maglia d'Italia-Grecia? Quella volta che mettemmo la maglia verde, caspita, l'ho acquistata, ce l'ho. E comunque è maggiormente appetibile rispetto ad una qualsiasi maglia dell'Italia. E qui veniamo al dunque, appunto, perché volevo aggiungere anche questo in questo video, non semplicemente dirvi se mi piace, se non mi piace, di cosa si tratta, tutti i dettagli che avete già letto. Una riflessione sulle maglie dell'Italia. Perché mi ha sempre colpito il fatto che anche poco dopo l'uscita della nuova maglia dell'Italia, qualunque essa sia, poco dopo quindi la commercializzazione della nuova tipologia di maglia, che varia di poco, ma comunque di tanto in tanto viene modificata, questa stessa maglia va in sconto. Attualmente sul sito Puma, sullo store Puma, trovate la maglia dell'Italia, sia la prima che la seconda, già in sconto. Costano più o meno sui 60 euro, quindi c'è uno sconto di un 20%, grosso modo, 20-30% a seconda dei casi. Non ho visto bene. Quindi c'è una differenza, vedete, rispetto al prezzo pieno, che sono 90 euro, ma non dovrebbe essere così, non è normale, perché solitamente è quando va verso la fine del suo periodo di utilizzo che la maglia di una squadra va in sconto. In effetti può darsi che verrà cambiata nuovamente, questo onestamente non lo so, ma di certo non in questi mesi, non siamo proprio prossimi, e comunque era in sconto già qualche mese fa, che io ricordi. Quindi è una cosa che va avanti così perché? Qual è il motivo? Facciamoci questa domanda.
Perché probabilmente la maglia dell'Italia, noi italiani non la acquistiamo, non la compra quasi nessuno la maglia dell'Italia. Io mi sono accorto dopo tanto tempo di non avere mai avuto, mai avuto una maglia della nazionale italiana. Ho trovato questa in un negozio, mi è piaciuta e l'ho comprata. Onestamente ve lo dico anche, l'ho pagata 10 euro perché era una rimanenza di magazzino, ma ne sono contento perché io sono un collezionista anche di maglie, mi piacciono anche le maglie vintage. Per me questa maglia è molto importante perché è la prima maglia post mondiali ed è la prima maglia in cui avevamo veramente le quattro stelle dei quattro trionfi mondiali. Poi da lì in avanti siamo andati veramente calando e questo è il motivo sportivo, tecnico probabilmente, per il quale sul piano commerciale la maglia dell'Italia non tira. Allora benvengano queste iniziative per far vendere più maglie della nazionale italiana. Dite voi, ma che te ne frega, cosa ci guadagni? Niente, ovviamente assolutamente nulla, però da tifoso di calcio è una stortura, secondo me, il fatto che chiaramente le maglie delle squadre di club tirano tantissimo, però poi tifosi dell'Atalanta, della Juventus, dell'Inter, del Milan, del Napoli, della Roma e di tutte le altre squadre dovremmo essere anche contemporaneamente tutti tifosi italiani, quindi non dico che la maglia della nazionale italiana di calcio debba essere la più venduta in Italia, ma certamente non dovrebbe essere la meno venduta o una delle meno vendute, delle meno appetibili. Va bene che, ripeto, da modello a modello cambia poco, gli aggiornamenti che vengono fatti sono limitati, parliamo di dettagli, parliamo di vestibilità, non molte cose, nulla di sostanzioso, per cui non hai neanche l'incentivo particolare ad acquistare una maglia se hai già la precedente o quella magari di due o tre versioni precedenti. Soprattutto perché nel frattempo di trofei non ne sono stati vinti, né sono state fatte campagne particolari, diciamo, positive in Europa o nel mondo, quindi nei vari tornei, ai mondiali neanche ci siamo andati, per cui quello poteva essere, può essere un motivo per legare l'immagine di quella maglia ad un evento, ad una situazione che tu dici, ok, la compro perché mi ricorda quella semifinale, quella finale, quel torneo, quel gol magari di qualche giocatore, allora quella maglia mi dice qualcosa. La situazione è quella che è, secondo me, per due ragioni. La prima è che chiaramente la nazionale italiana sono anni e anni, ripeto, che ci offre delle delusioni. La seconda ragione, secondo me, è che proprio noi italiani, tifosi di calcio, non siamo così visceralmente appassionati della nazionale italiana, non la sentiamo come una nostra squadra per cui facciamo il tifo e di conseguenza non acquistiamo, non sempre, raramente, la sua maglia. Ditemi come la pensate anche su questo aspetto, ce l'avete la maglia della nazionale italiana, almeno una ce l'avete, quando è stata l'ultima volta che l'avete acquistata? Acquisterete presto nei vostri programmi una nuova maglia della nazionale italiana e questa verde la prenderete? Anche se costa 90 euro, o aspettate sperando che scenda anche il prezzo di questa sui 60 o 50 euro? Ditemi come la pensate nei commenti. Grazie per il vostro dibattito e per la vostra attenzione. Come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella delle notifiche se non l'avete ancora fatto. Ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!